Siamo con Silvano Pigerno, sta per andare la banda degli onesti. So che è banalissimo, però la banda degli onesti nel DNA degli italiani, Totò, Totò e Peppino De Filippo. Com'è nata l'idea di confrontarsi anche a livello così immaginifico con questa leggenda del cinema che sta ormai nel DNA nostro? Vabbè, se partiamo così partiamo male, perché assolutamente noi non vogliamo minimamente confrontarci, ma è semplicemente abbiamo sì, sicuramente voluto onorare la loro figura, la loro memoria, però il nostro è un volerci distaccare il più possibile dal loro modo di recitare, a partire dal linguaggio, che non è certo napoletano perché noi non lo siamo, e anche con l'ambientazione, che è moderna, non è ambientata negli anni 50. È chiaro che la storia è quella, naturalmente il pubblico rivivrà le stesse vicende, però con un pizzico di novità, ma anche con tante battute nuove. Chiaramente la storia è adattata dal cinema al teatro, quindi non può essere per forza di cose la stessa, però ecco, io sono convinto che il pubblico, dovunque noi l'abbiamo portata, si è divertita e ha trovato, diciamo che quasi mai ha fatto il paragone, perché è irriverente farlo e non è neanche giusto nei nostri confronti, insomma. Il prossimo ricorrimento di Gasolio è esagerato. Esagerato, anche 120 quintali sono appena sufficienti. Qui il preventivo l'avete fatto voi dell'amministrazione, qui l'ho fatto io. Ma quelli perché si chiamano preventivi? Perché si chiamano preventivi? Ma perché vengono fatti preventivamente? Preventivo. Ma voi al fatto pratico. La cosa. Cambia? Ma in che modo cambia? Diciamo, 120 quintali di gasolio. Ma poi noi ne facciamo bastare 40. E questo rimane tra noi. Tutte e due. E ce ne vengo. Lo sa questo? Come lo chiamano al paese di lì? Ma come vuoi lo chiamano? Peculato, abrogazione indebita. Diciamo 120 quintali, facciamo passare 40, ci sono 80 quintali di peculato. Vabbè, anche perché penso che questo sia il modo migliore per affrontare una storia che è già conosciuta, però in un certo senso sempre attuale, attualissima anzi, perché in questo periodo di crisi, come si dice dappertutto, viene sempre un po' da chiedersi fin dove si è disposti a spingersi fin dove si riesce a essere onesti. Oggi è particolarmente difficile mantenere un certo limite. Beh, sì, poi il messaggio che lancia questa storia, il finale un po' lo conoscono tutti, non svelo nulla, nel dire che poi questi poveracci sono troppo onesti per fare i delinquenti, e addirittura fra di loro si vergognano di essere troppo onesti, di apparire troppo onesti agli occhi del proprio complice. Quindi il massimo dell'onestà di tre delinquenti, che non lo sono assolutamente, si trovano per pura casualità ad avere in mano l'opportunità di delinquere, ma non ci riescono. Insomma, è più forte di loro, viene fuori a galla quell'onestà. Questo a dispetto di chi invece è delinquente proprio nel DNA e se le va a cercare le occasioni. Quindi è un bel messaggio che viene fuori dalla sceneggiatura di Agi e Scarpelli originale, che noi abbiamo chiaramente lasciato perché ci tenevamo, ma poi abbiamo cambiato tante cose, insomma, lo vedrete. Quanto è difficile oggi fare teatro?
È difficilissimo se si pensa alle difficoltà economiche, al fatto che magari la gente ormai è abituata alla televisione, quindi a tempi strettissimi, è difficile riuscire a convincerla a portare a teatro, ma poi ci si riesce perché se si dà la qualità, insomma, funziona. Però è facilissimo se si pensa alle soddisfazioni e a quello che ti dà in cambio il teatro dopo tanti sacrifici, quindi ogni volta si maledice il giorno in cui si decide di fare teatro, però ogni volta poi si incappa di nuovo perché è troppo bello, perché le emozioni che ti dà il teatro, qualsiasi attore degno di questo nome non può non ammettere che il teatro è la forma migliore di espressione per un attore. Il telefunker, rispondi, vai, rispondi, ti dico pronto? Ja, portineria, ce lo faccio subito, ja. Rispondi al telefono, ecco la porta. Jawohl, my Frau. Danke schön. Pronto, pronto. Qui, strontillo, sorsillo, come va? Tedesco, quando tu fai cose nella vita. Bitte, Freude, liebe Freude. Guarda, ti dicevo a te Freude, perché non sapevo come si diceva sempre. Che te va, non te va. Vai! Hitler! Struzzo! Guarda! Anche la merce. Noi non parli chiave di straniero. Sì, lo so, ma siccome al treno è rimasto chiuso dentro. Siamo partiti con Totò, chiudiamo con Marzullo. Una domanda da Marzullo. Sì. Cosa sognavi di fare da piccolo? Pensavi di fare di calcare il teatro? No, assolutamente. Vaghi ricordi. Forse sognavo di fare il dottore. Ma, poi crescendo, insomma, facendo teatro, ho la possibilità di fare un po' tutte le cose. Tutte le vite, sì, mi è capitato di farlo, quindi mille vite in una sola, insomma, è questa la cosa più grande e fantastica del mestiere dell'attore, ed è per quello che si continua a farlo nonostante i sacrifici. Ha mai stampato biglietti da visita falsi, sì? Come fa? Prego! Ha detto biglietti da visita falsi! Mi sono sbagliato! Ma uno sul biglietto da visita può stampare quello che vuole, o ci sta una legge, ci sta un regolamento, una cosa da... Il regolamento c'è, una legge speciale. Uno scrive quello che vuole, ad esempio, l'architetto scrive cravo. Un ingegnere scrive inch, un geometro, perché lo scrivo a fare? Questo l'ha fatto mia moglie, e mia moglie è tedesca, e quindi... E la giovetta. Bravo. Ecco qua. Allora, mi segue nel discorso. Faccio un discorso. Certo, questo è lei. Questa tanto. Questo invece è il capitalista. L'altra tanto. Bravo. Questo invece è il capitale. Non tutto. Benissimo. All'inizio sono tutte e due senza capitale, e cioè
Lo turco e la tarta. E la tarta. Lo turco e la tarta. Lo turco e la tarta. Lo turco e la tarta. Chi sia? Sono tu. E questa è la tarta. Che cosa fa? Pane vin non ci mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Nemici ne innamorate fanno cor per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramò, maramò, pane mi ci incontro. Maramò, 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 maramò. Maramò, perché sei morto? Pane vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Quando tutto tace su nel ciel la luna fa, col mio più dolce caro miau chiamo Maramao. Vedo tutti i mici sopra i tetti passeggiar, ma pure loro senza te sono tristi come me. Maramao, 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 maramao.